51 spettacoli, di cui 5 produzioni del Trianon Viviani e 9 prime assolute, 98 recite complessive, 4 cicli di conferenze cantate che prevedono 18 lezioni concerto. Fra teatro, musica, danza, favole e serate evento, il nuovo cartellone del Teatro della Canzone Napoletana rilancia l'impegno produttivo con un'offerta articolata in ben 9 sezioni e vedrà in scena molti giovani talenti. Il programma è stato presentato in teatro dal direttore artistico Marisa Laurito. Un cartellone molto variegato, pieno di tante cose, prima di tutto puntato ai giovani, come è il manifesto, come recita il manifesto del nostro programma, che ora ve lo faccio vedere, un rocchettaro col mandolino tra le mani, tradizione contemporanea, quindi è molto spinto il nostro cartellone verso i giovani, quindi grandi concerti musicali dei giovani. Moltissimi big, nomino quelli che mi vengono in mente, Avitabile, Finardi, l'orchestra di Piazza Vittorio, Stefano Bollani, come progetto evento speciale, un mese dedicato alla sceneggiata in collaborazione col Teatro Nazionale, grazie al direttore Mimmo Basso, replichiamo Spacciatore e poi faremo una nostra sceneggiata con la regia di Bruno Garofalo che si intitola Guapparia. Che dire più? Conferenze cantate. Le apriamo la domenica mattina alle 11.30 e le offriamo insieme a un aperitivo al pubblico che vuole venire ad ascoltarle. Abbiamo spettacoli musicali, quindi prosa e musica, abbiamo concerti dei giovani, abbiamo concerti dei big, conferenze cantate. Questo è lo schema.